Incentivare l'utilizzo del trasporto pubblico da un lato per una questione ambientale, dall'altro perché gli studenti residenti nei paesi più piccoli del Cremasco sono costretti a spostarsi per poter seguire le lezioni degli istituti superiori. Spostarsi comporta quindi un costo. Ecco perché il comune di Spino d'Adda ha messo in campo un progetto con fondi specifici per supportare gli abbonamenti a carico delle famiglie. La motivazione per cui io ho aderito come comune non è solo per questo, non è solo per dare un aiuto, ma perché ritengo che sia fondamentale per i nostri ragazzi che devono prendere il trasporto pubblico, considerare il trasporto pubblico per gli studenti un diritto allo studio, cosa che invece il diritto allo studio oggi si chiude a livello delle medie inferiori, quindi all'interno dei paesi. Quindi ho voluto sollevare questo problema proprio perché penso che sia un diritto per i nostri ragazzi spostarsi per andare a studiare, e quindi lo Stato, la politica deve intervenire su questo. Allora, come comuni, noi faremo un piccolo intervento quest'anno per stimolare questo, ma deve essere rivisto welfare sociale, e non solamente nella parte che riguarda la sanità, che è importantissima e abbiamo parecchi problemi, ma anche la parte che riguarda il trasporto pubblico, perché, come sapete, in altre nazioni comunque il trasporto pubblico è, per i ragazzi, per gli studenti, è in qualche maniera sponsorizzato. In Europa il Lussemburgo è invece il primo paese al mondo ad aver reso gratuito, senza limiti temporali, tutto il trasporto pubblico. Vorrei che comunque anche i nostri politici, la nostra politica, si preoccupi di questo, per far sì che i nostri ragazzi possano andare negli istituti, chi a Crema, chi a Lodi, chi a Milano, e il trasporto per i ragazzi possa essere gratuito.